Salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi è una giornata molto particolare. Stiamo andando a Civitavecchia. Oggi ho l'esame della patente nautica. Per chi mi conosce, mi sto preparando da mesi ormai, causa lockdown, alla patente nautica oltre le 12 miglia. E oggi abbiamo sia i quiz, se poi li passo, ho anche il carteggio. E pensare che l'esame sarebbe stato all'incirca il 26 d'aprile, perché ormai sono 9 mesi che sto dietro a questo corso e non lo so, non mi sento particolarmente preparato. I quiz ne ho fatti una marea, però le domande sono, insomma, via, sono un po' preoccupato. Le domande a cui dovrò rispondere sono 20 per la patente nautica più 13 per l'integrazione, per poter andare oltre le 12 miglia. Nelle prime 20 domande posso fare 3 errori, nelle successive 13, 2. Non è che si ha tanto margine, gli argomenti sono veramente tanti. Se dovessi essere bocciato, posso ripetere una volta l'esame senza che succeda niente. Ma speriamo che non ce ne sia il bisogno. Passata la giornata di oggi, poi in un'altra data facciamo la guida, facciamo l'esame pratico. E adesso ci dirigiamo verso Civitavecchia, verso la capitaneria di porto che sta al centro della città. Mazza quanto sotteso. Io a voi vi lascio qui per... sì, per non portare dietro troppe cose, tra mezz'ora inizia l'esame, quindi ci vediamo tra un pochino. Ho fatto 2 sbagli nella prima parte, 2 sbagli nella seconda, quindi sono passato. Sono stati superati e ho superato anche il carteggio che c'è stato subito dopo. Come si è svolto? Allora, intanto abbiamo visto gli errori che ho fatto degli errori di una banalità che proprio voi veramente mi vergogno a pensarci. E durante il carteggio ci hanno fatto, non dico un terzo grado, ma non gli importava, cioè volevano proprio sapere se in una situazione pratica riuscivo a risolvere dei problemi. Comunque, vabbè, ho superato anche il carteggio, l'importante è quello. E mi è stata data anche la notizia che la pratica, cioè l'esame pratico, viene fatto oggi, quindi senza la possibilità di riposarsi un attimo. Oggi pomeriggio, se il vento non aumenta, si esce. Durante l'esame pratico sarà presente un militare, il comandante, sarà presente un esperto velico, sempre della capitaneria di porto, ma un civile. In più c'è l'istruttore, speriamo di passare anche questo, almeno mi tolgo questo pensiero. Adesso intanto andiamo al porto dove ci sono le imbarcazioni della scuola e mangiamo qualcosa perché è l'una. Allora, sono le 4:36, mi trovo già sulla strada di ritorno, sono in autostrada. E che è successo? Siamo usciti in barca, c'era anche un po' di vento, abbiamo dovuto prendere una mano di terzaroli, significa che abbiamo dovuto ridurre la randa, che è la vela quella centrale, perché c'era troppo vento. Abbiamo fatto l'esame, ognuno di noi ha comandato l'imbarcazione per 10 minuti, abbiamo fatto le manovre, abbiamo fatto la tirata, abbiamo fatto la battuta, abbiamo fatto il recupero dell'uomo in mare, però per l'esperto velico le sue parole sono state che non avevo la padronanza sul mezzo, quindi ha voluto rimandarmi al mese prossimo, mi ha voluto bocciare, cioè accetto quello che ha deciso l'esperto velico e il comandante, però un po' mi dispiace, è stata una giornata molto impegnativa, sono distrutto, verso il 2 e il 3 agosto posso ripetere l'esame. E salve a tutti e buongiorno, oggi il 29 di ottobre, sono passati quasi 3 mesi dall'ultima registrazione, tra una cosa e un'altra ho dovuto aspettare tutto questo tempo, ma oggi ho la seconda volta l'esame pratico della patente nautica e purtroppo ci sono delle novità che vi dirò strada facendo. Dobbiamo arrivare alla capitaneria di porto e firmare la presenza e poi andare a Riva di Traiano per fare la pratica. Sono cambiate un po' di cose, nel senso che è cambiato proprio il regolamento come vengono esaminati gli aspiranti comandanti, perché purtroppo adesso bisogna
rispondere prima di salire sulla barca a qualche domanda fatta dall'esperto velico. Sono domande che riguardano la nomenclatura, che riguardano l'andamento, in teoria niente di troppo esagerato, e anche se non si rispondesse non è che si viene bocciato, viene fatta soltanto per fare in modo che l'esperto velico si faccia un'idea dei candidati, anche perché la teoria l'abbiamo data. E nella pratica hanno aggiunto, oltre a tutto quello che si faceva anche le altre volte, hanno aggiunto la rotazione a 360 gradi sul punto. Non è un esercizio troppo complicato, troppo complesso, ma è comunque una cosa in più. Perché sono passati così tanti mesi dalla seconda prova? A dire il vero, dopo un mese, ad agosto, verso il 5 o il 6 d'agosto, ci sarebbe anche stato un altro esame, alla quale però non mi sono potuto presentare, alla quale non sono potuto andare. E l'esame dopo, l'esame successivo è questo. Fino all'ultimo credevo di non poter dare più l'esame, perché come sapete mi sto trasferendo in Svizzera e temevo veramente di dover rinunciare, no? Continuo a pensare che sono stato bocciato, non dico ingiustamente, perché non è compito mio giudicarmi, no? Come ho condotto la barca in quei 10 minuti, però nel senso ero sicuro che l'esperto velico mi avrebbe promosso finché non ho visto il non idoneo sul foglio. Queste sono delle considerazioni poi fatte a freddo, a caldo certo magari ero un pochino più arrabbiato, però comunque non sta a me ovviamente giudicare come ho condotto la barca, quindi bisogna anche stare a quello che dice l'esperto velico. E temo che oggi potrebbe esserci addirittura di nuovo lui come esperto velico, quello che c'era 3 mesi fa. Non lo so, anche quello se può essere un bene o un male. Ok, sono arrivato a Civitavecchia, ho anche parcheggiato, però è molto presto, sono le 8:15, ho 3/4 d'ora. Vado a dare un'occhiata com'è il mare, ma non sembra ci sia tanto vento, eppure erano previsti 11 nodi. Sì, ci vediamo dopo. Allora, sono al porto, guardate quante navi da crociera sono ferme qui. 1, 2, 3, 4. E ci sono altre 2 al largo. Intanto sono le 11. Ci ho avuto fortuna che non mi hanno fatto la multa, perché è quasi un'ora che sono fuori parcheggio, perché io credevo che firmavamo alla capitaneria di porto e andavamo a scuola dove ci facevano queste domandine. Invece non è stato così, perché invece di farci qualche domandina è stato proprio un esame teorico. È stato anche un esame, sì, basato comunque sulla nomenclatura, ma anche, ne so, la soluzione di alcuni problemi. Insomma, via, comunque è stato un esame vero e proprio, davanti alla commissione. Non è andata male. E tra mezz'ora inizia l'esame pratico. Speriamo bene, le condizioni non sono male, non c'è troppo vento, come avevano detto. L'esperto velico è sempre lui. Vediamo se magari è un pochino più clemente oggi. Ora qui a voi vi lascio in macchina, ma quello che posso lo riprendo con il cellulare. Ci vediamo a fatti conclusi, dai. Allora, si è fatto tardi, sono le 3:30. Eravamo in 7 a dare l'esame, 2 persone sono state bocciate e 5 sono stati promossi. E per fortuna noi facciamo parte di quelli promossi. Sono rimasto a Civitavecchia per poter andare direttamente a ritirare la patente senza dover ritornare a Civitavecchia, perché è abbastanza distante da dove vivo. Quindi sì, è andata via. È un grosso pensiero che mi sono tolto e che ci siamo tolti, perché anche gli allievi erano tutti stati già bocciati una volta. E mi dispiace tantissimo per le 2 persone che sono state bocciate, anche se uno era un privatista che non conosco e poi era comunque un personaggio, perché è già la 4ª o 5ª volta che dà l'esame, ma l'altro invece è stato bocciato e basta, diciamo, no? Anche nella teoria, anche durante l'interrogazione non è andato benissimo e allora l'hanno bocciato. Sono di ritorno, ancora non sono entrato sull'autostrada. Ho preso la patente, ve la mostro a casa,
Ma ce l'ho, è vero, finché non me la davano non ci credevo. Ragazzi, ci ho messo un anno, ridendo e scherzando, a dare questo esame, a prendere questa abilitazione. Se uno fa le cose tutte come si deve, lockdown e coronavirus permettendo, ci vogliono 5 mesi, 6. Invece no, ci ho messo un anno quasi perché ci sono state tutte queste cose. Ci vediamo a casa, vi mostro per bene con calma la patente che va firmata, non ho firmato, quindi ancora non è valida. Buongiorno, ieri sera non ce l'ho fatta, ero veramente stanco e sì, diciamo che mi sono addormentato verso le 9:30. E ecco qui la patente che adesso vi mostro un pochino più nel dettaglio. Faccio una foto, ragazzi, i dati sensibili ovviamente li cancello. Allora, oltre ai dati anagrafici, la firma della commissione, la mia firma, numero della patente, la capitaneria di porto di Civitavecchia, la data di validità dura 10 anni e poi qui sulla seconda pagina c'è scritto che tipo di patente è, perché ci sono diversi tipi di patente nautiche e io ho preso quella senza limiti, natanti imbarcazioni senza limiti dalla costa a propulsione motore, vela o mista. Questo per dirvi che se siete interessati a prendere una patente nautica, dovete prendere la patente che vi interessa e non come vi consigliano alcune scuole guide. Io non sono stato in una scuola guida a prendere la patente. Le scuole guide vi consigliano di fare quella entro le 12 miglia perché la maggior parte delle scuole guide non può fare quella oltre. È stato il mio caso, a Viterbo mi hanno consigliato di fare quella entro le 12 miglia. Capite bene che navigare a vela entro le 12 miglia è molto limitante, oltre a dire che questa scuola guida mi consigliava così perché avevano una barca al lago di Bolsena, quindi neanche potevano fare prova pratica dell'esame. C'è anche un mercato dietro a questa questione delle patenti. Per fare tante attività sul mare con la vela non c'è bisogno della patente nautica, ma serve per esempio quando si vuole acquistare una barca, quando si vuole noleggiare una barca. Che è la cosa che farò io durante le vacanze, no? A questo punto vi voglio parlare della Gran Lasco, è l'associazione dove ho preso la patente, un'associazione velica, un'associazione che fanno tantissime attività in questo argomento, hanno una sede sia a Roma che a Civitavecchia sul porto di Traiano. Se siete interessati a frequentare un corso di vela o avvicinarvi alla vela, alla regata, a qualsiasi genere di attività sul mare con la vela, contattateli. Loro non sanno niente che io ho un canale YouTube, non sanno niente che sto parlando di loro. Vi metto il link del sito nella descrizione del video, ma non è un sito sempre aggiornato, non è un sito sempre curato, quindi se avete delle domande magari scrivetegli una mail. Io ringrazio l'intera associazione, tutti gli istruttori che ho conosciuto, ringrazio Vanessa, che si è occupata della questione più burocratica, ma soprattutto ringrazio Piero, che ho veramente imparato tanto da lui. Ha una pazienza come quella di un santo, e sicuramente gli ho fatto consumare qualche anno di vita durante questi mesi di lezione e di guida. Quindi, ragazzi, io spero che questo video in un modo o nell'altro vi sia piaciuto. A breve si parte e si va in Svizzera per il discorso Svizzera, no? Perché tanti mi hanno scritto e mi hanno detto: ma con la patente nautica che ci fai in Svizzera? Ora, con la patente in sé per sé niente, perché per navigare in un lago non è che c'è bisogno della patente, ma la Svizzera ha una grandissima tradizione di vela che praticano sui laghi, no? In futuro poi cercherò di portarvi sulla barca, magari anche farvi un pochino avvicinare questa attività che è veramente bella, che io ho scoperto, ragazzi, a 40 anni. Comunque, se avete delle domande, se avete delle curiosità, scrivetelo sotto nei commenti, io appena posso vi rispondo. Comunque leggo sempre tutti i vostri commenti con grande piacere. Vi ringrazio della visione, a presto e ciao!